Buongiorno a tutti, riprendiamo dal capitolo 17 la fame. Becco Dolce arrivò trafelata. Cibo per tutti, venite con me. I passeri la seguirono. Essa puntò verso un cortile e planò su una pianta. Sotto quel porticato, disse col cuore in gola, vicino alla tana dell'uomo, c'è il grano. Fra i passeri corse un brivido di piacere. I più affamati stavano per lanciarsi quando Cipì gridò: Un momento! Noi abbiamo fame, non possiamo aspettare, gli risposero. Anch'io ho fame, gridò Cipì. Ma non dobbiamo perdere il lume della ragione. Vediamo prima se c'è pericolo. Vedete là, disse Becco Dolce con l'acquolina in bocca: È grano scelto, ce n'è per tutti. Sul pavimento del porticato, infatti, sotto una gabbia per pulcini sollevata da una cordicella, c'erano manciate di chicchi dorati che parevano dire beccatemi. Becco Dolce osservò: La gabbia alzata, ci si passa. Io vado, esclamò l'ultimo nato di piuma leggera. Cipì si oppose: Un momento, compagni, ieri gabbia e cordicella c'erano? Ieri non c'era niente, spiegò Becco Dolce, che veniva spesso in quel cortile. Stiamo attenti allora, meglio la fame che la morte, disse Cipì preoccupato. E passerì, quella cordicella dove va? Nella tana dell'uomo, osservò Becco Dolce. In quel momento Cipì gridò: Attenti, c'è lui! Spaventati i passeri lasciarono la pianta e volarono sulla gronda. E da lì videro la testa dell'uomo che, affacciatosi alla finestra, si era subito ritirato. Amici, qui c'è pericolo, andiamo via, disse Cipì. Noi abbiamo fame, piangevano i giovani passeri. Passeri aggiunse: Se noi andiamo là sotto a beccare il grano, lui tira la cordicella e noi restiamo intrappolati. Ma io ho fame, ho tanta fame. Siate forti, venite con noi in cerca d'altro cibo. Gridarono Cipì, Passeri e Becco Dolce ai passerotti affamati. Io muoio di fame, io ci vado, piangeva uno. Io non ne posso più, si lamentava un altro. Tre passerotti cedettero, spiccarono il volo, si calarono vicino alla gabbia, si infilarono sotto e iniziarono a beccare. Alla finestra era riapparsa la testa del nemico e nello stesso tempo la cordicella oscillò. Scappate! Gridò Cipì ai tre passeri, ma essi, invece di scappare, dissero agli altri: Ah, com'è buono, venite anche voi! Allora quasi tutti i passeri si avvicinarono alla gabbia. Vedete, non succede nulla, disse uno dei tre. Provate anche voi! A uno i passeri presero coraggio e cominciarono ad entrare. Dio mio, gemeva Passeri, ora si fanno prendere! E Cipì gridava: Entrate uno alla volta, non tutti insieme, attenti! Ma i passeri, spinti dalla fame, non capivano più nulla. Entravano e beccavano avidamente i bei chicchi saporiti. A un certo punto, trac, la corda scattò. E la gabbia si abbatté sul pavimento facendone prigionieri una dozzina. Subito uscì sghignazzando l'uomo che ad uno li catturò e li ammazzò. Becco Dolce e le altre mamme gridavano disperate, ma ormai non c'era più nulla da fare. Bisogna cercare dappertutto senza stancarsi, disse Cipì. Bisogna andare dove non c'è pericolo e resistere di più alla fame. Poi, insieme con Passeri e con i superstiti, partì in esplorazione. Capitolo 18. Nel pollaio. In un altro cortile c'era un pollaio socchiuso, ma la casa dell'uomo era vicinissima. Dietro i vetri si scorgeva la sua testa che tratto tratto spiava. I passeri, guidati da Cipì, si allinearono sopra il muro del cortile. Io dico che là dentro c'è del buono, disse Becco Dolce, che non ne poteva più dalla fame. Stavolta, se c'è, ce lo pappiamo senza farci prendere, disse Cipì. Vado io a vedere. Planò sul cortile coperto di farfalle bianche, si avvicinò all'uscio socchiuso, entrò di scatto e subito uscì. Poi volò dai compagni.
Impasto giallo buonissimo, ce n'è per tutti, disse. Io vado, sospirò Beccodolce che non capiva più nulla. Un momento, gridò Cipì, non facciamo la fine degli altri. Lui è là e ci guarda. Ma io ho fame. Anch'io, gridò Cipì, ma ragiono. Se mi ubbidite, forse riusciamo a mangiare tutti senza farci prendere. Come si fa? Chiese Beccodolce con un filo di voce. Cipì spiegò il suo piano. Qui non c'è il filo e lui, per prenderci, deve uscire a chiudere l'uscio. Noi entreremo due per volta e quelli che sono fuori, quando vedranno lui uscire, grideranno: pericolo! Intesi? D'accordo, dissero i passi. Un'altra cosa, aggiunse Scipì, dobbiamo fare in fretta. Io ad ogni turno conterò fino a 10 e poi dirò: cambio. A questo comando, chi è dentro deve uscire anche se ha ancora fame. Non importa farsi il gozzo, importa non morire. Comincio io, domandò Beccodolce. Cominceremo dai più giovani, io e Passeri saliremo gli ultimi. Pronti? Pronti, risposero tutti. I primi due scesero, entrarono nel pollaio e beccarono con avidità. Ah, finalmente un po' di cibo! Fuori, intanto, scrutavano nel polverio delle farfallette che volteggiavano fitte le mosse dell'uomo. Dopo un po' Scipì gridò: cambio! I due passeri abbandonarono il cibo e volarono sul muro a fare da sentinelle. Altre due entrarono. Dobbiamo far presto, comandò Scipì, così faremo più turni. In quell'istante alla finestra apparve l'ombra del nemico. Pericolo! Gridarono tutti insieme e i due che erano dentro fuggirono come razzi. Poi l'ombra scomparve ed essi ritornarono a beccare. Vedete? Spiegava Cipì. Lui ci sta osservando ed aspetta che entriamo nel pollaio per catturarci tutti insieme, ma si sbaglia. Bravo Cipì, disse una voce. Silenzio, ordinò Cipì, non facciamo troppo rumore, potrebbe costare caro ai nostri amici che beccano. Poco dopo ordinò, cambio, e altri due entrarono. In poco tempo tutti riuscirono a beccare un po' di impasto giallo. Cipì entrò per ultimo insieme a Passerì e subito dopo cominciò il secondo turno. Fu in quel momento che il nemico, spazientito perché i passeri non entravano tutti insieme, uscì dalla casa e corse verso il pollaio. Pericolo, pericolo! Gridarono a voce le sentinelle. I passeri scattarono verso la luce, ma solo uno riuscì a fuggire. L'altro lottò a lungo col nemico, armato di scopa, e alla fine, colpito alla testa, stramazzò al suolo. Aveva troppa fame. Non è scappato subito con me, disse quello scampato. Quando l'uomo uscì, chiuse il pollaio e i passeri se ne andarono in cerca di altro cibo, affamati e delusi. E le farfallette, indifferenti, non smettevano di danzare e di cadere. In questo capitolo abbiamo anche un bel disegno fatto dai ragazzi che hanno scritto questo libro, che rappresenta il pollaio e la casa del contadino. Ciao a tutti, al prossimo capitolo.